Alta frequenza. Allora, in alta frequenza ovviamente le capacità di accoppiamento sono un cortocircuito e però dobbiamo evidenziare la capacità C, come l'avevamo chiamata, CH. Quindi siamo messi così, RS. RI, questa tensione si chiama VI, GM per VI, ma sentite, mi conviene. Fare come ho fatto prima. Ricordate cosa ho fatto prima? Aspettate un attimo indietro. Ho usato questo tipo di. Ma non mi conviene niente, no, stavolta non mi conviene. Allora, quindi cosa abbiamo? Cancello un secondo. C'era GMV e poi in parallelo c'era RO. Ancora in parallelo c'era RL. Questa era V. U, e qui c'è CH. Va bene. Allora, facciamo così. Facciamo questa cosa. Da qui verso sinistra usiamo Thevenin. D'accordo? E anche da qui verso sinistra usiamo Thevenin. Va bene? Quindi mi viene una cosa del genere. C'è un CH qui. Poi di qua la resistenza è RS parallelo array, giusto? Poi c'è il generatore di Thevenin che è, lo chiamo VTH, che però sarà uguale a VS per, no, è la tensione a vuoto tra questi due nodi, no? Quindi è VS per array diviso array più RS, d'accordo? Questo da questa parte. Qui mi rimane VI, lo devo tenere molto in evidenza, VI non lo devo cancellare perché ho un generatore che è controllato da questa VI, quindi adesso qua faccio l'equivalente Thevenin, quindi da Norton passa a Thevenin, cosa vuol dire? Che metto RO parallelo RL e poi qui ho un generatore di tensione GM VI per RO parallelo RL. Vedete, quindi a questo punto mi è venuta un'espressione con solo una maglia. La tensione d'uscita, ecco, attenzione, è questa qui. No? Tra questi due nodi è la tensione d'uscita, quindi la devo conservare così. Vabbè, prima vi faccio vedere questo conto un po' lungo, poi in realtà vi faccio vedere c'è un modo un po' più facile di farlo, però la prima volta facciamolo senza troppe, diciamo, senza pensarci troppo, facciamo col conto, calcoliamo questa corrente, va bene, chiamiamola I questa corrente, la corrente nella maglia, quindi I viene uguale a, scrivo anzi, scriviamo l'equazione alla maglia, allora la scrivo qua, ho VTH, giusto? Più GM VI per RO parallelo RL, ok, somma delle tensioni, uguale alla corrente che moltiplica la somma delle impedenze, quindi RS parallelo RI più RO parallelo RL più 1 su CHS. Va bene?
Ok, questo VTH dipende da VS, d'accordo. VI, VI devo calcolarla perché mi serve qua. VI è questa tensione, quindi se conosco questa corrente lo posso calcolare facilmente perché VI è uguale a VTH meno RS parallelo RI per I. Quindi posso prendere e sostituirlo là dentro. Cosa succede? Se prendo questo e sostituisco là dentro, posso ricavare I in funzione di VTH. Quando ho I in funzione di VTH, posso ricavare V. Scriviamola già, V, V, se conosco la I, V è I per RO parallelo RL meno GM. Dunque, mi conviene scriverlo così. Dunque, secondo me non è detto che mi convenga così tanto. No, mi conviene dall'altra parte, scusate, vedete, faccio una cosa, faccio un po', non ci avevo pensato, ma così lo scrivo più facilmente. Allora, questo è un modo un po' lungo di procedere, posso scriverlo così, VI meno la caduta su CH, meno 1 su CHS per I, più diretto. Allora, prendiamo questa VI e sostituiamo qua dentro, viene VTH più GM RO parallelo RL per VTH. Poi c'è questo termine che moltiplica per I, lo porto tutto di là, quindi mi viene più I che moltiplica RS parallelo RI più RO parallelo RL più 1 su CHS più GM RO parallelo RL per RS parallelo RI. Ok. Quindi da qui io posso ottenere V uguale VTH che moltiplica 1 più GM per RO parallelo RL diviso tutta questa roba qua. E non la voglio scrivere tutta, tanto quello. Un po' lungo come calcolo. Adesso cosa faccio? Prendo la corrente e posso scrivere V. Adesso c'ho il tutto. Posso fare V uguale a VI che ho scritto prima meno questo termine. Andiamo avanti, facciamolo. Dunque, quindi V uguale a VI che è VTH meno RS parallelo RI per I meno 1 su CHS per I. Questa è la tensione d'uscita. Quindi uguale VTH meno RS più RI più 1 su CHS per I. A posto di I scrivo l'espressione che ho tirato fuori prima. VTH per 1 più GM RO parallelo RL, VTH per 1 più GM
GM RO parallelo L, quel parallelo, levo le parentesi perché sono io, diciamo il parallelo viene prima della moltiplicazione come precedenza, quindi questo, e poi sotto c'è questo, RS parallelo RI più RO parallelo RL più 1 su CHS più GM RO parallelo RL più RO anzi per RS parallelo RE. Vabbè, quindi a questo punto ci siamo. VU su VS è uguale a VU su VTH per VTH su VS. La VTH su VS l'abbiamo già calcolato prima, è semplicemente questo rapporto di partizione, quindi è RI diviso RI più RS, e V su VTH è questo, va bene? Quindi schiamo bella linea di frazione lunga e mettiamoci tutto. Quindi c'è questo denominatore. E al numeratore che cosa c'è? Cerchiamo di fare un conto un pochino più snello. Devo fare questo termine per questo meno questo prodotto. Ce la facciamo a far. No, facciamo per gradi, tanto se no ci perdiamo. Allora, facciamo il numeratore prima. Quindi devo mettere RS. Faccio questo termine che ho moltiplicato VTH, quindi qui mi viene RS parallelo RI più RO parallelo RL più 1 su CHS più GM RO parallelo RL per RS parallelo RI. Ok? Poi ho meno, ora facciamo tutte le moltiplicazioni. Questo per questo fa RS parallelo RI. Questo per questo fa meno GM RS parallelo RI per RO parallelo RL, poi questo per questo fa meno 1 su CHS, meno 1 su CHS, e l'ultimo pezzo fa meno GM RO parallelo RL diviso CHS. E il pezzo tra parentesi è questo denominatore, non lo voglio scrivere, ok? Tanto poi lo ricopiamo, facciamo così. Allora, vediamo le semplificazioni, vedete, se ne va via tutto praticamente, perché questo va via con questo qui va via con questo, e questo va via con questo. Quindi rimane soltanto questo termine meno questo. Ok, adesso riscriviamolo tutto, V su VS uguale, adesso quando lo riscrivo moltiplico tutto per CHS, va bene? Quindi mi viene. RI diviso RI più RS. Poi, qui mi viene meno GM RO parallelo RL, che è questo termine qui, per CHS, quindi si semplifica con quello sotto, più questo qui, RO parallelo RL per CHS. E poi ho il denominatore di sotto, quindi qui mi viene 1 più CHS, anche il denominatore devo moltiplicare per CHS, che moltiplica tutta sta somma di resistenze. RS parallelo RI più RO parallelo RL più GM RO parallelo RL per RS parallelo RI. Quindi c'è, guardando la situazione, c'è questa qui è quella che si chiama l'amplificazione alle alte frequenze. Bene, quindi c'è un polo reale, un polo reale negativo
E qui, vedete, c'è un S, cioè 1, 0 reale positivo. Positivo lo 0 perché i due termini sono di segno opposto. Va bene. Quindi, innanzitutto, vediamo il limite per S che tende a 0. Allora, il limite per S che tende a 0 di AVHF quant'è? Quando S tende a 0, questo termine va via, questo termine va via, quindi mi rimane meno GM RO parallelo RL per RI diviso RI più RS. Questo voi lo dovreste riconoscere, è esattamente, se tornate indietro, questo termine. L'espressione a centromanda, eh? Quindi quando S è uguale a 0 è uguale a questa roba qua. Io posso scrivere a questo punto AVHF in questo modo. AVHF è uguale a il valore quando S tende a 0 per 1 meno S su SZ, quindi il polo, e cioè la presenza dello 0, per 1 meno S su SP. Bene qui, perché coincide con quella precedente questa espressione. Il SP lo chiamiamo SP3 perché avevamo già trovato due poli, quindi questo è il terzo. Vedete, quando S è uguale a 0, AVHF diventa AVCB e poi ha un polo in SP3 e uno 0 in SZ. Quindi questo modo di scriverlo è esattamente coincidente con quello precedente. Qual è il polo e qual è lo 0? Vabbè, SP3 è il polo ed è meno. Da questa espressione il valore di S che annulla questo termine è meno 1 su CH per questa resistenza. Quindi meno 1 diviso CH per quella resistenza che è RS parallelo RI più, anzi questo qui lo posso scrivere anche in modo più compatto così, più GM RL parallelo RO più RL parallelo RL. Bene, giusto per scriverlo un attimo più compatto. E poi ho un polo in SZ, che è il valore di S che annulla il numeratore, e qui questo semplifica con questo, quando S è uguale a GM diviso CH, il numeratore si annulla. Quindi questo è GM diviso CH. Va bene. Allora, piccolo inciso, innanzitutto, che cos'è questa resistenza? Il discorso che abbiamo fatto prima è la resistenza vista da CH. No? È la resistenza Thevenin vista da CH, ovviamente. Quindi, allora, avete visto? Non era un pochino. È stato un po' lungo, no? Con questa parte dal punto di vista dei calcoli, però onestamente, se io ho un circuito così, posso riuscire a calcolare molto rapidamente gli zeri e i poli. Perché vedete, a me per calcolare la funzione di trasferimento mi basta conoscere zeri, poli e valore a un limite, per esempio S che tende a finito o S che tende a zero. Se ho un circuito del genere, faccio molto prima come dire, a scrivere prima la forma della funzione di trasferimento che so dovrò ottenere rispetto a svolgere tutto il calcolo, diciamo, con forza bruta, no? Metto lì, scrivo le maglie, bravate. Perché facciamo un esempio, no? Giusto per capire, piccola parentesi. Immaginiamo di lavorare con un circuito di questo tipo, uguale a quello che abbiamo fatto prima. Ok, parentesi. Io faccio così. Mi metto con un circuito di questo tipo. Va bene?
Allora, guardate, io faccio questo, guardate come si arriva velocemente alla stessa espressione, ok? Usando i pezzi che conosciamo senza stare a calcolare troppo. Allora, questo è VI, ovviamente questo è GMV. Allora, faccio prima il limite per S che tende a 0, ok? Se quando faccio il limite per S che tende a 0 vuol dire che la capacità è un circuito aperto e quindi sono a centrobanda, va bene? Quindi il limite per S che tende a, per, nel limite per S che tende a 0 io posso scrivere che AV HF di 0 è il valore a centrobanda che ho già calcolato, va bene? Poi so che è un polo, d'accordo? Perché ho una capacità. Zeri ce n'ho o non ce n'ho? Non è immediato. Di sicuro questo, se lo vedo, non mi dà uno zero nell'origine, perché si vede quando quello non c'è, sono a centrobanda, quindi cioè, grazie a questo generatore l'uscita dipende dall'ingresso, non va a zero. Okay? Quindi sicuramente zero all'origine non è che ce l'ho. Il modo più semplice per vedere se ho uno zero oppure no è fare il limite per S che tende infinito, perché se faccio il limite per S che tende infinito della funzione di trasferimento e questa va a zero, vuol dire che è un polo e non ho nessuno zero. Se va a un valore finito, vuol dire che ho uno zero e un polo. Ok? Quindi facciamo limite per S che tende infinito. Se faccio il limite per S che tende infinito il circuito come mi viene? Mi viene fatto così, viene VS, qui c'è RS e qui c'è RI in parallelo a GMV bene e in parallelo a RO parallelo RL, d'accordo? Questo è V. Allora notate questa cosa, è abbastanza veloce da notare. Questo generatore corrente GMV, siccome in questo caso la tensione ai suoi capi è esattamente V, si comporta come una resistenza di valore 1 su GM, che non è più una transconduttanza, ma una conduttanza. Quindi per calcolare V da VS devo fare semplicemente un partitore. Quindi AV di HF, diciamo limite per S che tende a infinito, è semplicemente RI parallelo 1 su GM parallelo RO parallelo RL diviso RI parallelo 1 su GM parallelo RO parallelo RL più RS, che questo chiamiamolo AV HF infinito. Ah, mettiamo qui infinito. Quindi questo l'abbiamo calcolato. Ora, il polo. Il polo, quindi il fatto che venga una quantità finita mi dice che avrò anche uno zero, va bene? Giusto. Ora il polo dov'è? Il polo lo so come è fatto in un sistema del genere, l'abbiamo appena dimostrato, e sarà la resistenza vista dalla capacità per il valore della capacità meno 1 su, no? Quindi questo è il polo. Una volta che ho il polo, conosco il limite per S che tende a 0, il limite per S che tende a infinito, ho automaticamente anche lo 0. Va bene? Perché la funzione di trasferimento dovrà essere del tipo AV di HF uguale AV di HF di 0, lo scrivo in questa forma, per 1 meno S su SZ, per 1 meno S su SP. AV
Allora, il limite per S che tende a infinito di questa roba qua è uguale ad AVHF di 0. Se faccio il limite per S che tende a infinito, 1 è trascurabile rispetto a T meno S, quindi qui mi viene per SP diviso SZ. Quindi è uguale ad AVHF di infinito, no? Che ho già calcolato. Quindi di queste quantità tutte sono note tranne SZ. E quindi posso ricavare SZ come SP che moltiplica AVHF 0 diviso AVHF infinito. Fatto. Ok, tutti i pezzi sono a posto. Ok, è sempre buona abitudine, prima di fare il calcolo della funzione di trasferimento, sapere dove si va a finire. No, quindi, questo che cosa vuol dire? Sapere preventivamente qual è la forma che si va a ottenere. Quindi che in questo caso io andassi a ottenere una funzione di trasferimento con un polo e uno zero, è importante averlo presente prima di fare il conto, in modo che così riesco a guidare il conto, a rendermi conto se ci sono degli errori. Okay? Il problema della forza bruta quando si vanno a fare i conti, no? Forza bruta vuol dire prendo, scrivo il circuito, scrivo le equazioni, no? Olio di gomito e si risolvono. No? È chiaro, ha un problema solo, va benissimo per un calcolatore, no? Per una persona ha un problema solo, che si sbaglia. Okay? Quindi, perché? Perché vabbè, il calcolatore tipicamente non sbaglia, una persona può fare tanti errori mentre fa il calcolo. Allora, l'unico modo per arrivare in fondo col conto giusto è avere tanti controlli che mi facciano accorgere nel momento in cui commetto un errore. Allora, il controllo tipico è già sapere cosa deve uscire il più possibile. Quindi sapere che deve uscire uno zero, un polo. Il segno che deve avere la funzione di trasferimento è utile perché sono controlli che posso fare in corsa. Una cosa ancora più efficace, invece, è quella che abbiamo fatto ora, cioè spezzare il problema in tanti problemi semplici. Perché se io riconosco subito che la forma è questa, allora devo andare a cercare i termini. Invece di risolvere il circuito completamente, devo andare a cercare, ok, quanto vale questo termine, quanto vale questo termine, quanto vale questo termine. Il totale dei calcoli non è detto che sia meno di quello completo, no? Ma non è quello la cosa importante. La cosa importante è che sono calcoli molto più controllabili perché sono tanti pezzettini singoli separati che posso verificare volta a volta. Ok? Quindi questa è una cosa a cui bisogna prestare attenzione. La forma soprattutto è importante. Io lì so che ho uno zero, un polo e basta. E come nella funzione di trasferimento in bassa frequenza, io sapevo, guardando il circuito, di avere due poli e due zeri nell'origine. Questo lo devo sapere. No. Vedete, se io questa funzione di trasferimento qui la posso scrivere automaticamente, calcolo il valore a centrobanda, tra l'altro già lo conosco, poi i due poli so già dove stanno, perché sono ciascuno dipendente solo dalle resistenze, i due zeri sono nell'origine e scrivo funzione di trasferimento. Non devo neanche, ora, beh, in questo caso era molto semplice il calcolo. Però ecco, è utile per essere sicuri di non aver preso a bagli, sapere già dove si va a parare per quanto possibile. Allora, completiamo questo esercizio mettendo insieme i risultati che abbiamo avuto. Io non voglio fare un conto numerico in questo caso. Immaginiamo di tracciare il diagramma di Bode di tutto. Quindi io mi metto qua. Questa è l'amplificazione a centrobanda, questo è F su scala logaritmica e allora inizio a tracciare. Cosa faccio? Traccio, scrivo dove sono i poli e gli zeri. Allora, immaginiamo che i due poli SP1 e SP2 siano qui e che lo zero e l'altro polo sia qui.
Lo 0 io non ho fatto il allora, che S più 1 sia più basso di S più 2 l'ho messo completamente a caso perché dipende dai valori di quelle resistenze, no? E delle capacità. Quindi quello francamente potrebbero essere invertiti, non lo posso sapere. Qui invece lo so, SZ è il modulo più alto di SP3. Ecco qui, ora per essere precisi ci vanno i moduli, no? Che poli sono negativi e SZ è positivo. Mettiamo, qui ci vanno soltanto i moduli in scala logaritmica. SZ è più grande di SP3, perché questo? Ma insomma, questo si capisce, perché in realtà, se precisi anche questo dipende un pochino dai valori che si scelgono, però il punto è questo, che questa è un'amplificazione ed è una cosa tipicamente una cosa alta come valore, no? Se il GM è abbastanza grande, questa amplificazione viene una quantità, aspettate, prendo un attimo l'espressione centrobanda. Se il GM lo scelgo abbastanza grande, questa quantità diventa un'amplificazione, diciamo, di più grande di 1, abbastanza più grande di 1, va bene? Invece la amplificazione nel limite per S che tende infinito è più piccola di 1 per costruzione. Si vede cosa è successo, no? Cortocircuita la capacità H all'uscita con l'ingresso e quindi mi diventa 1 o meno di 1 l'amplificazione. Meno di 1 se ho qualche caduta sulla resistenza serie del generatore. Quindi è evidente che doveva venire una cosa più piccola di 1. Dal punto di vista del diagramma di Bode, se questa è più alta e questa è più bassa, cioè se il limite per S che tende infinito è più basso del limite in bassa frequenza, vuol dire che lo zero è più alto del polo. Ok? Quindi, allora, essendo questa la situazione, come è fatta la funzione di trasferimento? Vabbè, prima mettiamo il limite. Centrobanda, diciamo che a centrobanda è questo il valore, ok? Quindi questo è il valore a centrobanda. Poi in bassa frequenza che cosa avrò? Beh, ho qui, io so già com'è fatta la situazione perché qui ho i due, aspettate, fatemi evidenziare le linee verticali dei poli, un polo, un altro polo, altro polo. Se devo tracciare il diagramma di Bode, mi viene una cosa così. Qui, questo è la AVLF in bassa frequenza, va bene? Ho qui più 40 dB per decade. Qui invece ho più 20 dB per decade e qui il limite per la frequenza che tende a infinito è il valore centrobanda. Va bene? Poi posso mettere l'altro pezzo invece di qua, che cosa ho? Ho questo, però poi ho il primo polo e poi lo zero. E mi è fatto così. Chiaramente la posizione esatta dipende dai valori numerici, però la funzione di trasferimento ha questo pezzo, quindi io posso raccordare insieme il valore a centrobanda con bassa frequenza e alta frequenza. Va bene? Se mi fosse venuto, per esempio, il polo di alta frequenza più basso del polo in bassa frequenza, dell'SP2 per esempio, quindi non avessi avuto il centrobanda, a quel punto diciamo, avrei avuto un problema, no? Perché questo voleva dire che le ipotesi iniziali di separazione delle capacità, cioè di bassa frequenza e alta frequenza, sarebbero state sbagliate. Ok? Quindi, l'ipotesi iniziale è c'è un centrobanda e quindi posso separare in due, eccetera. È chiaro che se invece il centrobanda sparisce quando vado a fare il calcolo, dico che l'ipotesi di partenza non va bene.
e può non andare bene per tanti motivi. Potrebbe non esserci proprio in centro banda perché nel circuito non ci si vuole mettere, ci può stare, oppure potrebbe essere sbagliata la divisione delle capacità nei due gruppi. Ok, allora, una cosa che dovreste vedere bene è che ci capiterà spesso di dover calcolare delle resistenze viste. Già abbiamo cominciato un po', no? Allora, io volevo spendere un pochino di tempo per far vedere almeno un paio di casi tipici di resistenze viste da calcolare, cose che capitano spesso e che magari se uno fissa bene un paio di volte poi vede più facilmente nel circuito. Va bene, quindi concentriamoci un attimo, sono dei casi tipici che succedono un sacco di volte e sono casi legati alla presenza di generatori controllati. Perché è chiaro, se non ci sono generatori controllati è tutto abbastanza facile, si inizia a fare serie parallelo finché la cosa non diventa facile, no? E se ci sono generatori controllati, spesso, diciamo, se non ci pensa, usa forza bruta, come dico, no? Cioè, inizia a scrivere l'equazione alle maglie e spesso comincia, come dire, le espressioni si gonfiano, no? A un certo punto si perde il controllo. Allora, vediamo un paio di casi effettivamente molto, molto tipici. Allora, un caso tipico è questo, che avete, c'è un titoletto, casi tipici di allora, un caso tipico è questo. Voi avete qua una resistenza R in cui passa una corrente I e poi qua avete generatore di corrente che butta una, anzi no, scusate, ho sbagliato io. Dunque, qui passa una resistenza, una corrente I. E poi avete un generatore di corrente da questa parte che manda una corrente A per I. Ok, questa situazione capita un sacco di volte. Allora, voi immaginate di voler calcolare la resistenza vista da qui, quindi mettete un generatore di prova. Per definizione la resistenza vista è Vp diviso I, giusto? Allora, qual è l'effetto di questo generatore di corrente? L'effetto di questo generatore di corrente è che in pratica moltiplica la corrente che passa nella resistenza R, cioè se non ci fosse passerebbe nella resistenza R soltanto I, invece se c'è passa nella resistenza R una corrente I che moltiplica A più 1. Va bene? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la caduta sulla resistenza R non è R per I, ma è R per I per A più 1. Quindi l'effetto netto è che la resistenza vista dal generatore non è R, ma è R che moltiplica A più 1. D'accordo? Questa è una situazione super tipica. Esempio, dov'è che l'abbiamo già vista? Per esempio, l'abbiamo già trovata, eh? L'abbiamo trovata quando noi guardavamo la resistenza d'ingresso di uno stadio emettitore comune con resistenza sull'emettitore. Avevamo un circuito di questo tipo.
Ricordate, questa è la base, questo è l'emettitore, e questo è il collettore, questo è l'emettitore. Vedete, è questa situazione qui. Va bene? Quindi io che cosa devo notare? Devo notare che questa resistenza R, vista dall'ingresso, non è semplicemente R, ma come questa espressione qui è R per 1 più il coefficiente del generatore che è HF. Quindi la resistenza vista qui la riconosco, chiaramente devo riconoscere questo pezzo, cioè HE più questo pezzo qui, quindi c'è la resistenza vista è HE più RE che moltiplica 1 più HF, che è quello che ottengo se faccio il conto completo con le maglie, eccetera, eccetera. Questo già l'abbiamo trovato, questa espressione qui è già venuta fuori. Se io riconosco il caso tipico, non devo andare a fare il conto, appena lo vedo lo riconosco, lo scrivo. Ok? Questa è l'importanza di. Riconoscere il caso tipico. Ok? Un altro. Un'altra situazione che si ottiene frequentemente è questa, guardate. Allora, io ho una resistenza qua. Qui passa una corrente I e poi ho qua a questo nodo un generatore di corrente che mi manda una corrente A per I. Ok, poi non mi interessa quello che c'è dietro il generatore di corrente, questo è del tutto generico. E allora io voglio calcolare la resistenza vista tra questi due nodi. Quindi è sempre capi di array, ma stavolta col generatore posto in un'altra posizione rispetto a prima. Quindi io qua metto il generatore di prova. E calcolo la corrente e poi faccio il rapporto. D'accordo? Questo è un altro caso tipico. Allora, anche qui è molto semplice il conto, una volta che lo risolviamo. Nelle sue cose più essenziali, no? Perché io cosa posso scrivere qui? Chiaramente Vp è meno R per I. Aspettate, ma chiamiamo R, chiamiamo R. Vp è meno R per I. E Ip è uguale a meno I meno AI. Meno i che moltiplica a più 1. Quindi la resistenza vista, che è Vp su Ip, viene uguale a Ri diviso a più 1. Quindi questo è un effetto opposto a quello di prima, a R diviso a più 1. Questo è un effetto opposto a quello di prima, cioè la resistenza vista è R diviso per un fattore 1 più A. Perché che cosa succede? Succede che il generatore butta corrente, manda corrente, però della corrente che manda il generatore, soltanto una parte, una parte, come dire, viene divisa, una parte piccola che va nella resistenza, che causa la caduta di tensione, e una parte a volte più grande che va dall'altra parte. Per cui io mando una corrente IP. Ma quella corrente che passa nella resistenza è P diviso a più 1.
Per cui la caduta corrisponde a una corrente più piccola e quindi quando vado a fare Vp su P il rapporto viene più piccolo di un fattore a più 1. Ok? Quindi, mentre prima il generatore mandava nella resistenza una corrente amplificata e quindi mi dava una caduta grande a parità di corrente, quindi mi faceva vedere una resistenza grande, stavolta invece il generatore di corrente ma fa sì che nella resistenza vada una corrente più piccola di quella che eroga il generatore. D'accordo? Per cui il rapporto Vp su P mi viene più piccolo perché la caduta di tensione sulla resistenza è più piccola. Okay? Anche questo è un effetto che capita molto spesso. Noi l'abbiamo già visto questo effetto quando abbiamo guardato, per esempio, la resistenza di uscita di un amplificatore a collettore comune. Ma per esempio, prendiamo, giusto per farvi riconoscere la cosa, se abbiamo una situazione del genere, immaginate che vogliamo calcolare la resistenza vista da qui, no? Vedete, questa è esattamente la situazione di prima, perché cosa succede? Io sto guardando la resistenza dall'emettitore verso la parte interna del transistore. Vedete, questa situazione è esattamente uguale a questa, no? Invece della resistenza R c'è questa serie di queste due resistenze, RTH e HIE. Invece di A c'è HFE. In questa circostanza la resistenza vista la posso scrivere direttamente, riconoscendo il caso, mi viene RTH più HIE diviso HFE più 1. C'era un termine HFE più 1 a dividere nella resistenza d'uscita del collettore comune, ed era questo termine qui. Poi c'era in quel caso lì c'era anche un'altra resistenza qua in parallelo, che chiaramente si metteva in parallelo, però insomma questo qui lo devo riconoscere quando capita. Qui di nuovo notate una piccola cosa: tutte le volte che c'è un generatore corrente, io tutto quello che c'è in serie al generatore corrente non lo considero, ma perché se sono di qua dal generatore, a me importa la corrente che passa in quel ramo, no? Che a questo punto, se c'è un generatore corrente, non dipende da quello che c'è dietro, imposto al generatore. Quindi il resto vuol dire qualunque cosa ci sia, per me non importa. Tanto non modifica le equazioni che vedo di qua. Ok. A questi esempi qui, fissateveli in testa e soprattutto cercate di riconoscerli nei corsi. Provate a riconoscerli, provate a rifarveli perché fanno comodo. Ecco, l'ultimo che è importante e che abbiamo appena trovato è questa situazione quando ci dobbiamo andare calcolare la resistenza vista tra l'ingresso e l'uscita di uno stadio amplificatore che inverte. Quindi noi abbiamo per esempio una situazione del genere, no? Il circuito diciamo un invertente. Allora, io voglio per esempio calcolare la resistenza vista da qui. L'abbiamo appena fatto, perché giusto per farvi notare è praticamente questo circuito qui. Resistenza vista da qui è quella, no? Poi quando lo trasformiamo in questo, vedete, spengo il generatore, ho una resistenza da parte, poi un generatore di tensione e una resistenza in serie. Quindi era questo caso qui. Ok?
Però è un caso che capita molto molto frequentemente. Allora, io voglio calcolare la distanza vista. Com'è che faccio? Metto il generatore di prova. Ok, e calcolo la corrente e poi faccio il rapporto tra i due. Ok, in questo caso è super semplificata la situazione perché mi sono messo in un circuito con tre componenti soltanto. Allora, noi non è che dobbiamo fare molto, dobbiamo di nuovo semplicemente scrivere le equazioni alle maglie. Allora, scriviamo l'equazione alla maglia. Abbiamo VP più A per V1, ok, uguale a dunque il segno è meno per V1. Sì. No, perché sono discordi per come ho messo i segni. Meno A per V1 uguale a IP che moltiplica R1 più R2, giusto? Questa è l'equazione alla maglia. Allora, a questo punto è banale la cosa, perché io devo riconoscere che V1 è uguale a R1 per IP, e se lo vado a sostituire, qua mi viene VP uguale a IP che moltiplica R1 per 1 più A più R2. E quindi la resistenza vista è VP su IP ed è R1 che moltiplica 1 più A più R2. Va bene. Allora, vedete, i calcoli quando ci si mette in situazioni estremamente stilizzate, poi i calcoli sono semplici, no? Allora, quindi guardate bene, che cos'è la resistenza vista? Io vedo, pratica, R1 moltiplicato per un fattore 1 più A, ok? Più R2. Qui la resistenza una cosa che è la resistenza tra il nodo d'ingresso e massa, moltiplicato per 1 più il coefficiente del generatore di tensione controllato a tensione più la resistenza R2. Se questo fosse un amplificatore, perché questo se ci pensate è il circuito equivalente a un amplificatore, io potrei dire, beh, la resistenza d'ingresso moltiplicato per 1 più l'amplificazione a vuoto più la resistenza d'uscita. Ok? Quindi anche in quel caso lo posso vedere in questo modo. È molto interessante perché? Perché si vede che in pratica se l'amplificazione è grande, tra quei due punti, tra l'ingresso e l'uscita, io posso vedere una resistenza molto grande. E vedrete che questa cosa ci sarà utile in futuro. A volte ci serviranno dei punti da cui si vede una resistenza molto grande e per esempio tra ingresso e uscita di un amplificatore invertente si vede una resistenza grande in generale. No, tanto più grande quanto più grande l'amplificazione. Notate bene che questo amplificatore inverte, no? Perché quando V1 è positivo, la tensione uscita è negativa, per come è messo il segno. Okay? Se non fosse così, ecco, se non fosse così, potrei vedere se per esempio qui il segno fosse orientato in modo opposto, qui vedrei un meno e potrei avere una resistenza vista negativa, che è molto critica per la stabilità del sistema. In generale, quindi è una situazione a cui dobbiamo stare attenti. Allora, anche questa è una cosa che spesso si riconosce e quando si riconosce bisogna cercare di sfruttare. In certi casi conviene cercare di riportarsi a una situazione del genere. Vedete, io qui, quando alla fine ho scritto, vedete che la resistenza vista, allora guardate, RS parallela RI è la resistenza che si vede da questo nodo a massa, GM RO parallelo RL che c'era qui è la A, 1 più A, questo termine, e poi RL parallelo RO la resistenza d'uscita. Quindi insomma l'abbiamo trovata lo stesso. Chiaro che se io, quando abbiamo fatto questo calcolo, avessi saputo
quell'espressione, magari questa l'avrei scritta al volo, senza fare calcolo. Ok? È molto più rapido. Magari non l'avrei scritta al volo per un po' di insicurezza, ma allora non fa niente, perché comunque sarebbe stato utile fare il calcolo e avrei visto, vabbè, ma ha la forma che mi aspetto che abbia, no? Eh sì, ha la forma che mi aspetto che abbia, vuol dire che la cosa è ragionevole, posso usarla come riprova, insomma, a seconda dei casi. Poi, come consiglio generale, per esempio per gli iscritti, quando c'è da calcolare un po' di resistenza, il tempo manca sempre. Quindi lì, se uno le cose le vede, le riconosce, le scrive direttamente, tipicamente sbaglia di meno e va più forte. Quindi è un insomma, in generale conviene farlo. Allora, ci sono tanti casi in cui questa situazione si verifica. Il caso più tipico in realtà l'abbiamo visto un attimo fa, quindi non vi faccio un esempio ad hoc, tanto l'abbiamo appena fatto, diciamo. Abbiamo fatto l'esempio prima di fare il caso generale e questo si chiama anche effetto Miller, perché vedete ritorna in un sacco di questo effetto. Cioè, cos'è l'effetto Miller? È il fatto che una capacità messa tra ingresso e uscita di un amplificatore invertente vede una resistenza molto più grande della resistenza d'ingresso dell'amplificatore, cioè vede in pratica la resistenza d'ingresso dell'amplificatore moltiplicata per l'amplificazione più 1. Questo vedete in tanti casi torna utile. L'effetto Miller in pratica mi dice che una capacità è un modo di, diciamo, lo scriviamo in linguaggio comune, una capacità posta tra ingresso e uscita di uno stadio invertente, di un amplificatore, perché sia un amplificatore, di un amplificatore invertente, vede una resistenza circa uguale alla resistenza d'ingresso di ingresso amplificata moltiplicata per 1 più amplificazione. Di tensione che è circa uguale perché c'è anche la sommatoria della R2, ma insomma, questo è quello che si. Questo